Io e la Tempesta siamo ottimi amici. A Tempesta! A Satine da Camanam! Facciamo un'anima sola. I mortacci della Tempesta, poi dicono, lo devi dire. Oh yes! E grazie! Pesso invertebrato! Mannaggia la miseria! Oh! Qua va a finire male! Ma dai! Ma vieni! Sì. Questo furgoncino, e chi so scorda. Mai dire, buttiamoci qui. Non mi ricordo nemmeno che cavolo, Parco Pacifico. Sembra un'ottima scelta per questa prima partita di oggi. Bella a tutti ragazzi, con voi Vincent e siamo con un'altra puntata di Fortnite. Quindi oggi siamo belli tranquilli, devo dire che sono molto tranquillo. E magari prendere a pistola. E beviamoci questo bellissimo coso. Vabbè, dai, ma manco un fucile a pompa. Ah, ci sei tu. Poi tu. Chi sei? Devo dire la verità, è molto meglio questo. Mi sento molto più sicuro con questo. Vabbè, poi ognuno c'ha le sue opinioni. Qua hanno già preso. Ma qui c'è salito qualcuno. Da quel che vedo sembra proprio di no. Ah ah. Però mi dai i colpi del fucile a pompa e non mi dai il fucile a pompa. Vabbè. Oh, tutte armi verdi. Cioè, cosa voglio di più della vita? Dammi un fucile a pompa. Oh, ma niente. Oh. Oh. Non ci voglio credere. Non mi dire che dopo tutti sti materiali moriamo in questo modo? No, 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 no. Aspettate, aspettate. Dai. Ci voglio credere in questo sogno. Dai, che arriviamo col carrello. Io credo. Sì. E mo ci arriviamo. Non ci arriveremo mai. Amico! Non ci arrivo io. Ma porca miseria. Grazie, se l'è fregato lui. Penso proprio che morirai anche tu. Che t'ho detto io? Concluso qualcosa? Non hai concluso niente. Sorto di villano. Che sei. Una scala verso la libertà. Niente. Non ho manco concluso la scala. Ma direi, lanciamoci anche noi al laboratorio della latrina. Perché qui si trovano tante belle cose. E inoltre, stranamente, siamo scesi anche prima. Cioè, incredibile. O va che sono preciso, preciso per andare sul tetto proprio. Un vampino. Oh, sono morto. È la seconda volta che mi capita. È veramente, io ho una fortuna del cavolo, eh. Ragazzo, mi aiuti? Che sto messo abbastanza male. Sto strisciando come un verme per gli mortacci a me. Quante ne tengo? Niente. Oh, nessuno che mi aiuta. Ma qua, come, non posso aprire la porta. Venite voi. Oh, tutti a fare i cavoli loro, per non dire di peggio. Che scocciatura. Stavano tante belle cose. Guarda. Delle pozioncine che mi aspettavano. Una pistola che probabilmente non avrei preso. Ma vabbè. Avrei preso i colpi. Oh, ma si può sapere chi. Vieni, vieni. Per piacere. Oh! Ma vieni! Ci mi è passato davanti e non mi ha guarito. Brutto vigliacco, vieni qui. Ma che cacchio spacchi i cessi? Vieni qui! Ma questo è stupido! Ehi, o venite adesso o non venite mai più, eh! Vieni! Siete in due! Oh! Finalmente un'anima pia che mi ha aiutato. A quello gli devo spaccare la testa, eh. Si è messa a spaccare i cessi. Stavo io. Si è messa a spaccare. Guarda, madonna. Mi passa pure davanti, non mi fa prendere le cose. Ma levati! Oh, madonna santa, questi qua. Oh, si mettono sempre a minz. Spero che non ti sia. Meno male, non l'hanno vista. Come mai poi? Ma porca miseria, non è che sto combinato tanto bene, non c'ho manco un po' di materiali. Mi conviene scappare perché qua la tempesta non sarà clemente con me.
come non lo è stato prima, non lo sarà nemmeno adesso. Purtroppo devo scappare, non c'ho... C'ho pochissimi materiali, poca vita. Fortuna che almeno ho trovato veramente un'anima gentile, pieno di gentilezza. Il problema è che qui non posso nemmeno pensare a fermarmi. Dovrei trovare adesso delle bende, ma per terra. Vai, lo prendo al volo e me ne vado, almeno per non rimanere a secco. Vabbè, dicevo che con la tempesta non ci troviamo proprio malissimo, eh. Anzi, sono salvo. Mamma mia. Delle bende, bello. Uno scudo, bello ancora. No, non cadere, madonna. Prendi lo scudo. Prendi un po' di quelle munizioni che ho da prendere. E prendi le bende. Sì, grande. Dammi qualcosa di buono. Ma mi devo curare velocemente, devo andare. Forza, forza, forza. Ok, possiamo andare? No, 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 una tempesta. Io ti voglio bene, tempesta, ti voglio bene. Quindi non farmi del male. So che anche tu vuoi... mi vuoi bene. E anch'io te ne voglio. È inutile. Questa partita in realtà è una partita di sopravvivenza, ma contro... non i nemici. Contro... Oh! Oh! Ma dai! Ma vieni! Ma che... Ah? Metti il muro! E non mi metto il muro! Devo sapere perché non mi metteva il muro. Cioè, io veramente mi incazzo da morire, eh. Cioè, incredibile. Uno si trova in una situazione pericolosa, che fa? Invece di metterlo, non lo mette. Vabbè. Ok, probabilmente tutti si lanceranno o qui, o lì, oppure a Tomato Town. Nel mio caso, non lo so, io preferirei andare al cinema. Sono un po' troppo alto. Dai, 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 che qualche cassa la troviamo, tu. E infatti, non prendetemi in giro. Allora, cosa abbiamo trovato qui? Ah, come al solito sempre lontano. Madonna, che gioia. Non si frocca... Mannaggia la miseria! Cioè, ma si può essere così deficiente? Certo, perché io sono l'unico deficiente che da andare da una parte vado da un'altra. Oh, la tempesta. E beh, la tempesta... Io e la tempesta siamo ottimi amici. Cioè, guardate come ci vogliamo bene. Io me ne sto andando perché non li voglio affatto bene. Però lei mi vuole così bene... che cerca di avvicinarsi verso di me, come sta facendo d'altro canto con quello dietro a me, dietro. Guarda che mo sta venendo... Ah, sta venendo risucchiato dalla tempesta, giovanotto. Ho un carrello! Adagerà, eh? Porca miseria, qua va a finire male! Allora, tutto un tratto non so utilizzare... No... Qua va a finire male. Sì, vabbè, dolce gaffa, uslalom. Ok, ragazzi, ho fatto una cavolata enorme. Io non riuscirò mai, e dico mai, a curarmi in tempo. O forse sì. Che usciamo immediatamente da qui. Madonna, sa, non riuscirò mai a... Ehi, o ci curiamo adesso con quest'altro... Va, 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 che vieni da me. Madonna, quanto è amico questo. No, 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 no. Aspetta un attimo, aspetto. Niente, io che vi ho detto, là. Ma pure, ma abbandona pure il carrello, va. Ciao, carrello. Ciao, ti voglio bene. Ma io la sto odiando, ma non sapete quanto la sto odiando, la tempesta. Veramente, già prima la odiavo. Pensate un po' adesso. La odio da morire. Voglio uccidere la tempesta. So che non si può uccidere, però... Madonna, che odio contro la tempesta. Un odio incredibile. Andiamo qui, che siamo perfetti per qualche cosa. Per quella casa.
Oppure... No, vabbè, andiamo a questa, in questa casa, dai. Mentre le bende. Dammi un fucile a... a pompa, magari, eh. Dai, andiamo, che conviene. Certo, non è vicinissima la tempesta. Ce la facciamo ad arrivare nella zona sicura. Però, non si sa mai. Rischio proprio io e la tempesta, come vi ho detto, facciamo proprio un'anima sola. Io però un'anima sola con la tempesta non la voglio fare, perché non mi è simpatica. Oh, shamanin, questo si sta fermo. Bravo il fesso. Sento musica. Oh yes. E te metti di mezzo, eh. C'è te gadish. Oh, ma chi è sto fesso lì morto? Ma mo è che li do... Madonna! Ma che ti ammazzo, eh! Oh! Sto fesso invertebrato! Oh, ma come caspita è che non lo colpisco a quello? Madonna, ma che nervoso! A te impari! Madonna, che gioia! Oh! Che gioia morire! Oh, ma pelo con la... Madonna, che rabbia! A tempesta! A satine da camanè! Mocca! Ma vedi che incredibile! Ma vedi che... Oh, guarda, veramente, non ho parole, veramente, i mortacci della tempesta, poi dici che non lo devi dire! Oh, ma manco a dire tu muori per colpa di un avversario, di un nemico, no! Per colpa della tempesta! Ma veramente assai il danno, eh? Che cacchio indichi? Sembra che sta facendo tipo... come cavolo si chiama Nelson? Qua manca solo la risata. Cioè che sto pullman ci sono proprio i suoi momenti. Mo va veloce, mo va piano. Cioè, non lo sa manco lui come cavolo va, eh? E grazie, disse quello. E a quanto pare come sta facendo quel ragazzone, dovremmo iniziare ad andare. Tanto un bel po' di materiali ce li abbiamo. Oh! E questo che stava a fa? È bello il camperone! Ecco perché si è stato fermo, perché in realtà non ci va a niente. E beh, anch'io avrei fatto così. Vabbè, ci piace avere le uccisioni gratis. C'è quello atterrato. Ah, vedi quelli? Quello atterrato. La prima cosa che ha fatto sicuramente è trovare un bel cespuglio. Ma poi, cioè, che fesso! È uscito proprio quando sono passato io. Vabbè, mi dispiace per lui. Ma poi me lo so visto spuntare e pensavo che mi avrebbe ucciso. Ah! Piccolo cretino. No, non ce la farò mai. Mannaggia, mancava così poco. Ragazzi, un aiutino? Da qualcuno? Ho due uccisioni buttate in eccesso. Sì, vabbè, ma non ci verrà mai nessuno qui. Dai, ucciditi. Suiciditi. Che bello morire. Oh, come al solito morto. Oh, io che ho detto? Sa veramente la tempesta quanto la odio. Ma quanto la odio. 4, 3, 2, 1. Baboom!